scusate, ma che belli che sono queste tracce. A proposito, fatemelo dire, grazie per avercela portata, perché siamo ufficialmente i primi ad averla in anteprima. Esatto, esatto, in anteprima questa. Di quello che verrà nell'anno prossimo. Quindi uscirà ufficialmente quando? Diciamo nei primi dell'anno. Quindi gennaio, febbraio, da gennaio a marzo. I primi tre mesi. Parlavamo prima di quello che era il progetto, di quello che era ed è attualmente il progetto Art Impact. Io ero arrivato un po' in un periodo dove noi ci siamo incrociati in questa strada, perché almeno gli ascoltatori non lo sanno, però io e DJ Chronic ci conosciamo ormai da tanti anni, perché abbiamo fatto anche tanta radio insieme ai periodi indietro in un'altra radio, e quindi abbiamo avuto questa bella fortuna di fare questa amicizia, di avere questa bella novità di vedere nascere questo progetto Art Impact. Com'è nato? Da dove è partito tutto quanto? Raccontacelo. È nato, ripeto, come gioco. Dopo aver fatto la prima uscita su Arcadia, ho provato, per i fatti miei, ad aprirmi un'etichetta, dare possibilità agli emergenti di fare qualcosa, credere in loro, al che ha avuto un buon riscontro, quindi l'etichetta si è ampliata e ha portato anche alla nascita di altre tre etichette: Dark Impact Record per la Darkcore e Industrial, Outbreak Recordings per Frenchcore e la nuova nata che è l'Art Tempo Recordings per l'Art Tempo. Dov'è che possono trovare tutto questo per andare, diciamo, a spulciare un po' in giro su tutti i vari canali vostri? Allora, canali ne hanno quanti ne hanno voglia, da YouTube, da Facebook, dopodiché c'è il sito ufficiale www.artimpatrecord.com e da lì trovano di tutto e di più, da dove scaricare, comprare, ascoltare. Specialmente comprare, anche perché dietro c'è, ricordiamolo, e lo ricorderò in tutte le puntate, lo ricorderò per tutta la vita, ci sono persone che dedicano tempo, soldi, passione per creare tutto questo, ed è giusto pagare per avere quel poco che una persona comunque crea in tanto tempo. Beh, certo, certo, anche perché perlomeno hai risultati. È vero. Anche perché poi ci sono purtroppo i famosi simpatici pirati che scaricano illegalmente. Questo a noi non piace. Non piace, non piace. Assolutamente no. Stavamo invece parlando nel fuori onda di quello che sta un po' succedendo tra Italia ed estero. In Italia che cosa è successo che è andato a morire tutto quanto? Non c'è più quella fase di divertimento rispetto a prima? Non c'è più fase di divertimento perché qualcuno ha sbagliato. Ha sbagliato a farsi i conti e creando questa situazione che per avere una serata devi chiamare 10 DJ, 10 ospiti, quando prima con il resident e due ospiti avevi già fatto tutta la serata. Il discorso è questo, cioè la gente più ha più vuole, almeno. Non credo che sia solo un discorso italiano. Il senso di divertimento invece qua in Italia, a differenza dell'estero, perché poi andremo a prendere anche quello che succede all'estero, perché ce lo dovrei raccontare. L'Italia come reagisce divertendosi in questi eventi? Rispetto a prima. Diciamo che non è che si diverte diversamente su quello che ascolta, è come l'ascolta. Cioè, se io ho un pezzo, un brano, che deve ancora uscire, chiaramente faccio la prova del 9. So già che è buono, perché comunque c'è già i riscontri dietro di chi ne sa più di te. Però se tu lo proponi qua, in Italia, la gente ti guarda come dire... Cos'è? Cos'è? Non l'ho ancora sentita, non l'ho ancora trovata, non la so, mi fermo. A differenza dell'estero. Che all'estero ve lo raccontiamo tra un attimo.